Le Cattoliche ha debutto assoluto per l'ex campionana Mirko Giorgi, avversario di turno in gambetto, la sfida affascinante per due grandi bomber, da una parte Pasolini e dall'altra Angeli. Proprio Giorgi riabbraccia nei Cattolica l'attaccante ex campionana. Partita bella vincente fin dalle prime battute di gioco, Leoni dalla destra serve al centro per Battistini, che riesce a coordinarsi, cosa non facile, ma alza la mira. Ospiti che cercano il colpo da calcio piazzato, ma Braccini viene murato in corner. Dalla parte opposta avviene il tiro dalla bandierina, con Angeli che cerca la volée senza trovare il bersaglio. Il momento positivo del gambetto la prosegue, ma in questo caso Mazzoli si aiuta come può intervenendo su Passì. Episodio da Moviola. Va nelle proteste ospiti, il Cattolica si affaccia sull'altro lato, ma la mira non è delle migliori, mentre il gambettola viene premiato quando Angeli scatta sul fiode fuorigioco e dopo essere entrato in area di rigore si accentra infilando l'incolpevole Andreani. Per l'ex Berretti del Sant'Arcangelo e della Marignanese nulla da fare, gioia meritata per il numero 9 ospite. Nella ripresa il Cattolica parte subito forte, Pasolini di testa manda alto, ma il gol è nell'aria. Arriva da un'azione manovrata, serie di passaggi, pallone domesticato dalla rete giallorosso e gran tiro che non lascia scampo a Morelli. Ristabilita la parità in campo e supporters giallorossi a questo punto in delirio. Si aprono i varchi, partita ancora più emozionante con Leoni che viene ammonito per poi essere mandato per continue proteste anzitempo sotto la doccia. In contropiede con spazi aperti il Cattolica esprime il miglior calcio, ma qui gli uomini di Giorgi superano una ghiotta occasione. Dalla bandierina ennesimo pallone gettato in mezzo all'area, lo raccoglie Pasolini che da posizione di filata centra l'esterno della rete. A questo punto dalla metà campo parte la pazza palombella con Morelli costretto a ripiegare sulla linea di porta ad evitare il peggio. Pallone deviato sopra la traversa. Dall'angolo Casolla recca il pallone sulla testa di Cuomo che mette a dura prova i riflessi di Morelli che due giri di lancette più tardi risulta offuscato nella visuale trattenendo i due tempi una conclusione di Brighi non certamente irresistibile. Il finale è ancora di marca giallorossa, Raimondi mette al lato ma l'azione più bella arriva poco dopo attraverso De Angelelli per la testa di Pasolini che centra il palo esterno con Morolli battuto. Da calcio piazzato D'Elia viene murato in corner, dalla bandierina Cuomi stacca di testa ma D'Altri salva sulla linea di porta. Mentre Raimondi all'ultimo respiro cerca il colpaccio ma la mira è fuori misura. Un punto per parte che forse accontenta ambedue le compagini, meglio il gambettola nel primo tempo, decisamente meglio il Cattolica nella ripresa.